Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo. In questa puntata andremo a fare la prova fotografica del nostro HTC 3300 Premium. Questo HTC ha 5 versioni di foto, quindi partiamo dalla prima small 160x120, la seconda media 320x240, large 640x480, 1 mega da, ed è 1280x960 e poi la 2 megapixel da 1600x1200. Quindi nella recensione precedente avevo detto sbagliato. Comunque partiamo dalla modalità small, quindi iniziamo a puntare su small e facciamo ok. Pronti per scattare? 3, 2, 1. Ok, come possiamo notare, l'immagine della small è veramente molto piccola, infatti ho dovuto rimpicciolirla io al computer perché altrimenti si sarebbe vista sgranata proprio alla massima potenza. Comunque adesso andiamo alla seconda, quindi passiamo da una small a una media. Quindi pronti a scattare, questa è di grandezza 320x240, 3, 2, 1. Ok, anche questa qui, come vedete, il 320x240 è molto sgranato e infatti ho dovuto rimpicciolirla al computer. Passiamo alla large, quindi 640x480, iniziamo a mettere più a nitido l'immagine. Questo è il 640x480, come vedete ovviamente è più nitida, non c'è stato più bisogno proprio più di tanto di rimpicciolirla, anche perché 640x480 è la standard definition. Passiamo a 1 mega, quindi 1280x960, grandezza praticamente HD. Quindi iniziamo, scattiamo. Perfetto, questa ha la stessa risoluzione video dei nostri occhiali spia che avevamo comprato molto tempo fa, 1280x960. Ora andiamo all'ultima modalità, quindi 2 megapixel, quindi 1600x1200. Pronti a scattare? 3, 2, 1. Ok, come vedete la qualità è veramente enorme e quindi di conseguenza è diventata molto più nitida, quindi quasi full HD. Ora passiamo un secondo a vedere velocemente le impostazioni. Nelle impostazioni ci possiamo trovare il timer automatico, quindi per il timer per autoscatto, il bilanciamento del bianco e gli effetti speciali, come ad esempio scala di grigi, che non è nient'altro che bianco e nero, seppia, freddo e negativo. Dopodiché abbiamo risoluzione, qualità e abbiamo tutti i tipi di qualità, la modalità e poi le impostazioni, molto semplice e molto veloce. Comunque questa era solo il test fotografico di questo HTC, vi ringrazio ancora per aver visualizzato questo video e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!